Quella sera di metà dicembre, se quella sera non avessi aperto il rullino del telefono e non mi fosse apparsa la foto del signore che ascolta le persone, probabilmente Ascolto Storie d'Amore non sarebbe mai esistito. O forse no. Forse la brama di potermi dedicare all'amore mi avrebbe pervaso lo stesso. Sì, sarebbe andata così, perché non puoi soffocare qualcosa che sta per uscire, non puoi fermare un fiume in piena, non devi. Ascolterò le storie di tutti, perché vedo negli occhi di chi parla quelle stesse emozioni che ho provato io. Vedo la sofferenza, la nostalgia, la paura di non farcela, gli errori. Ho sempre pensato che finito un amore fosse necessario parlarne. Un po' per empatia, un po' perché sento un'anima pura che soffre per una meta e una metà che non ha raggiunto. Ma quando una persona parla d'amore, quando parla dei momenti intensi e quelli tristi, del fatto che pensi ancora a lei, che l'ami ancora, io mi emoziono, ma chi non lo farebbe? Hegel diceva che non ci può essere una definizione per la natura umana, che tutte quelle adattate alla natura umana la banalizzano, perché sono infinite. Ma per me il più bel abbinamento che si può affibbiare alla natura umana è il sentimento d'amore che c'è, e c'è stato, perché se non lo si provasse saremmo irrazionali. E invece siamo umani, sporchi, intrisi d'amore. Stasera ascolto, ma tu Denis, parlami d'amore. Benvenuti alla 14ª puntata di Ascolto Storie d'Amore. Buonasera. Stasera sono in compagnia di Denis. Buonasera. Che è stato gentilissimo e il nostro primo ospite ufficiale dal vivo, perché io ho già ascoltato la storia d'amore di Vania, ma questa sera ascolterò proprio sul campo, sono sceso sul campo, la storia di Denis. Allora, innanzitutto faccio la solita domanda di rito: come stai, come è passato questa quarantena, per presentarti un po'? Guarda, faccio una presentazione proprio veloce. Io mi chiamo Denis, ho 20 anni e mi definisco un giovane libertino, quindi ho quello spirito selvaggio dentro di me. Questa quarantena l'ho passata bene, perché alla fine facevo le stesse cose che facevo già prima del lockdown. E niente, mo il resto ve lo lascio per la storia, perché poi mi conoscerete più in là. Io e Leonardo abbiamo deciso di portarvi la mia esperienza, che più che essere un'esperienza d'amore è, diciamo, l'esperienza della, diciamo, la storia della mia fase adolescenziale, ok, insieme a Cecilia, che è la ragazza di cui ero follemente innamorato e che mi ha aiutato a capire tantissime cose, cioè mi ha aiutato a maturare. Ho capito che significa essere gelosi, ho capito cosa significa provare, non dico amore, ma comunque avere quel pensiero fisso di quella speciale persona che veramente ti manda, ti fa diventare pazzo, ok? Mi ha fatto capire perché andavo male con le ragazze, mi ha fatto capire perché tuttora vado male con le ragazze. Ti ha fatto crescere, insomma. Sì, insomma, sì, è stato, io lo vedo più così, più come un percorso di maturazione, perché c'è da dire anche che è una storia che è iniziata quando io ero piccolissimo, avevo circa 14 anni, e che è finita quando ho compiuto circa 18 anni, insomma. E vabbè, poi raccontandola dirò tutti i dettagli. Quindi ecco, tu pensi che, cominciamo da qua, che abbia avuto una su di te una sorta di sviluppo, però nel senso proprio di maturità, no? Cioè ti ha fatto proprio, sì, crescere. Cioè, nel senso, mentre vivevo la cosa, sai, ero tutto coinvolto, quindi c'avevo quell'euforia, sai, che tu stai al settimo cielo, no? Poi ci stanno alti e bassi, ovviamente, quindi a periodi stavo bene, a periodi stavo male, e nei periodi in cui stavo male veramente non concepivo perché stavo così male. Quando la cosa è finita, quando la storia è finita, che comunque rimane quel ricordo bello, veramente che ti rimane solo il ricordo bello, inizi a comprendere che cos'è che c'era di sbagliato, perché quello non era così, perché quello non è andato in quel modo, perché tu eri così in quel momento, perché lei aveva agito così in quell'altro momento, e tutti questi particolari a cui ripensi, quindi i rimorsi e tutte le occasioni perse. Ok, allora procediamo per gradi, perché qui il lavoro è molto molto impegnativo. Sì. Allora, la prima domanda è: come vi siete conosciuti fondamentalmente? Allora, ti do un'idea del contesto, diciamo. L'inizio dell'inizio è stato quando io ero alle medie, io vivevo in un paesino, mancavano 2 mesi all'esame, quindi tutti quanti in foga per preparare le tesine, e mi ricordo che c'era questa ricreazione, io con i miei soliti amici a mangiare la merenda e con tutta la foga del corridoio che correvano, strillavano, e Cecilia mi passa davanti. Ecco,
Per farvi entrare nella mia ottica, dovete immaginare come se una bolla si fosse chiusa attorno a voi. Quindi le orecchie ovattate, non sentite più niente, e gli occhi fissi. Come nei film americani, no? Bravo, bravo, è proprio come nei film. Guarda, adesso io con te mi stanno venendo i brividi, proprio in questo momento. Ragazzi, io me lo permetto di dire, quella era bella. Non era figa, era bella. E non si può commentare. Quello veramente è stato il colpo di fulmine. Io adesso a raccontarlo, ti giuro, adesso... Sì, ci sta, ci sta. No, ma poi vedi, mi piace che tu utilizzi il termine bello, no? Perché Platone diceva che tu devi cogliere il bello in sé, il bello ideale, sì. Non tanto il bello estetico. Però io sono un fervente sostenitore dei colpi di fulmine. Lo sai qual è la cosa più diciamo, stupenda, diciamo? È che era una coincidenza... talmente casuale il fatto che lei alla fine era l'amica di mia sorella. Eravamo vicini di paese, stavamo circa 20 minuti di bicicletta, quindi per me non era un problema andarci, visto che comunque ero piccoletto e non avevo mezzi. E condividevamo anche le stesse passioni. Più in là poi racconterò meglio i dettagli. E quindi dopo questo colpo di fulmine che succede? Ai tempi, quando ce ne si usava Facebook, non come oggi che c'è Instagram, insomma. Quando c'era Facebook, se non avevi Facebook non eri nessuno. Capita, entrandoci qualche giorno dopo, che mi suggeriscono il suo nome, quindi io vengo a sapere anche come si chiama. Cecilia, ovviamente, che è lo specifico, è il nome fittizio. Sì, sì. E io, titubante, un po' con la paura, un po' che... Guarda, non ci conosciamo, gliela posso mandare secondo te? Gliela posso mandare? E io ho detto, dai, facciamo questa prova. E io l'ho inviata. E passa tutto, proprio non ci penso più. Giorni dopo mi arriva la notifica... quelli là dei Dragon City, no? Tutti quello spam inutile, e poi c'era lei. E là io mi sono sentito, oh, ti giuro, avevo l'euforia dentro, ho detto non ci credo, l'ha fatto veramente. E io, preso dalla foga, la prima cosa che ho fatto è ho scritto un messaggio. E io ho scritto il messaggio più stupido del mondo. Oh, le ho scritto, oh. E io proprio lì l'ho buttata così, così come è venuta. E io non mi aspettavo nulla, non avevo aspettato io pensavo che... Guarda, io sono 14enne, quella fa la prima media, noi siamo piccolissimi, è un gioco alla fine, certo. Capito? E invece no, invece mi sono ricreduto, lei mi ha risposto, era coinvolta, e io mi sono iniziato a fare sempre più aspettative, capito? E abbiamo iniziato a coltivare la cosa per settimane e settimane, tant'è che a un certo punto ci siamo definiti amici di penna, cioè noi ci sentivamo veramente amici come se ci fossimo sempre conosciuti. Solo che non ci incontravamo mai, neanche a scuola, nonostante andassimo proprio nella stessa sede. E quindi poi, scusa, tu sei di Poggio Mogliano, giusto? Sì. Lei invece è di? Ginestra. Quindi siamo là praticamente. Sì, sono 5-6 km circa, okay. Quindi alla fine non è tutta questa distanza. Sì. E che succede? Arrivati a questo punto, questa amicizia di penna dichiarata, a me comunque, non lo nascondo, iniziava a piacere. Proprio come idea di persona iniziava a piacere lei. Mi mancava solamente l'occasione reale, quindi il contatto, il contatto veramente, proprio guardarla, parlarle, contatto visivo, salutarla, dirle quello che facevo, come mi era andata la giornata. Queste cose qua basiche che uno non ci pensa, ma quando arrivi a questo punto diventano fondamentali. Quindi tutte queste occasioni reali mancate. Perciò dentro di me, essendo ragazzino timido ai tempi, che cosa si è creato? Si è creata questa specie di paura, tra virgolette, aspettativa in cui io non dovevo deludere lei. Cioè, se mai un giorno ci fossimo incontrati, io avrei voluto che lei mi vedesse esattamente come mi vedeva online, esatto, quindi nella vita virtuale, tra virgolette. Però c'è un però. Una volta arrivata l'estate, no, perché mancavano pochi giorni proprio alla fine della scuola, per un motivo o per un altro ci siamo persi. Non ci siamo più sentiti. Durante l'estate o prima? Proprio all'avvicinarsi dell'estate. Ah, okay. Mancavano circa una settimana alla fine della scuola. Io dovevo pensare agli esami. E proprio così, in modo naturale, senza che nessuno dicesse nulla, ci siamo persi di vista. Io perciò inizio a concentrarmi sugli esami. L'estate poi, una volta fatti gli esami, inizio a pensare al liceo. Inizio a pensare al fatto che dovrò viaggiare, al fatto che dove andrò io non ci saranno più i miei amici, ma ci saranno gente che non conosco. Certo. Passaggio dalle medie superiori, esatto. No? E perciò lei per me, diciamo, l'ho messa da parte, non ci ho più pensato.
E devo dire che quello è stato un brutto periodo, soprattutto a settembre, quando è iniziato il tutto, quindi tutta la storia del primo liceo, del fatto di dover prendere l'autobus, capire le coincidenze, gli orari, tornare comunque a casa più tardi, il carico di studio che cambia. Insomma, mi ha dato una bella botta. E quindi devo chiarire questo punto. Quello è stato un periodo in cui io iniziavo a stare un pochino male, perché non mi sentivo a mio agio. E ha durato fino a novembre circa, finché è successo questo. Un venerdì sera, dalla noia, dalla stanchezza, dal tutto, ho preso e alle 9:30 di sera mi sono messo a dormire. Proprio perché non ne avevo più voglia di fare niente. Il mattino dopo mi faccio una passeggiata, mi stanco, guardo il panorama e ritorno a casa. La mente libera, prendo il telefono e mi arriva il messaggio di un numero sconosciuto che mi fa "Ehi". E io dico "Ma chi è?". Vedo, era lei. E mi chiedo "Ma come mai? Perché?". Due erano le risposte: si è sbagliata, ha sbagliato contatto, oppure mi stava a pensare. Io appena mi sono fatto questo pensiero dentro di me, ti giuro, sono tipo saltato dal divano e ho detto "Porca miseria, che bello, non ci credo". Lei è stata praticamente la scintilla in quel buio enorme che c'era, certo. In quel... Che poi le cose che non ti aspetti sono sempre le migliori. Bravissimo, non me l'aspettavo proprio. E da là è stato un crescendo, perché là lei me l'ha proprio detto "Guarda, ti stavo pensando, era da tanto che non ci sentivamo". E quindi ricominciamo a sentirci. Finché una sera, proprio parlando come sempre, no? Io con lei mi ci trovavo benissimo a parlare, ridevamo tantissimo, mi fa "Senti, scegli tra uno, due e tre". Mi fa tre scelte. Io le dico "Vabbè, scelgo quella di mezzo, la due. Ti devo svelare un segreto". Ok, e io dico "Sono tutte orecchie". Però dopo cancella il messaggio, quindi ho detto "Porca miseria, così mi metti in imbarazzo, che mi trova mai di". Quando noi ci sentivamo prima, tu a me mi piacevi veramente. E io ero rimasto tipo "Porca miseria, wow". Non l'avrei mai, ma lo sai che non significa non l'avrei mai detto? E io là glielo dico proprio, glielo confesso, "Guarda, la stessa cosa valeva anche per me". Ok, quindi settato quel punto io già stavo a 1000, cioè per me quello era il massimo. Passa un po' di tempo, 2 settimane, io questo non l'ho specificato, lo specifico adesso, ero un nuotatore. Sì. Lei me la ritrovo nella mia squadra di nuoto. Madonna. Lei inizia ad allenarsi tutti i giorni. Una serie di coincidenze. Sì, questa stava allineata a pianeti, insomma. Capito, praticamente la mia vita, dallo schifo del liceo con cui era iniziato, stava andando verso la vetta proprio, in una velocità impressionante. Tutto così. E non avevo tempo di farlo. E ti racconto il primo giorno in cui l'ho vista, in cui, guarda, veramente mi stanno venendo i brividi. In cui io avevo finito l'allenamento, stavo facendo l'ultimo scatto con il mio compagno di nuoto, tocco il muro, alzo lo sguardo e davanti c'era la porta dei genitori praticamente, quindi le persone che venivano lì guardavano la gente che nuotavano. C'era questa con i capelli lunghi, mora, e io dico "Ma cazzo, è familiare, io so chi è lei". Però non l'avevo guardata proprio negli occhi, perché era comunque il vetro offuscato. Perciò esco dalla vasca, mentre entro nello spogliatoio do un'ultima sbirciatina e io dico "No, non può essere, deve essere forza lei". La sera stessa lei mi dice "Guarda, io inizierò a nuotare con te". E io là mi sono cagato veramente addosso. Perché? Perché stavamo a ritornare a quello che ti avevo detto prima, ovvero era arrivato il momento di entrare in contatto, quindi di far vedere chi sono io veramente, e non volevo deludere le sue aspettative. Certo, perché poi... tu magari avevi delle ambizioni diverse quando parlavi, non vedendola, no? Cioè, davanti allo schermo. Esatto, ma poi un'altra quello cosa. Quello è il problema dei tanti. Ma poi un'altra paura che avevo è che non mi andava di perdere tutto quello che è stato costruito, anche se in poco tempo. Avevo costruito una cosa che a me piaceva, l'unica cosa veramente bella di quel periodo, appunto. E quindi stavo a 2000. La vergogna e l'imbarazzo, però, che avevo nell'avercela davanti, cosa mi portava a fare? A ignorarla. Per quale motivo? Nella mia squadra di nuoto c'erano molte persone e più o meno tutti mi conoscevano. Sapevano che non ero tutto questo Don Giovanni. Perciò se lei, presentandosi così tutto di botto, si mostrasse in confidenza con me come se ci conoscessimo da una vita, a me
mi avrebbe fatto sentire un po' a disagio, più che altro per i compagni, perché sai, quando c'hai amici ti prendono, sì, certo. Fanno un po' i spiritosi, e quindi io ho cercato di mantenere comunque un po' le distanze per non far capire niente, e quindi noi iniziamo a coltivare un rapporto così piano piano. Io l'aspetto alla fine degli allenamenti, stiamo un po' insieme, chiacchieriamo, e poi iniziano quei piccoli dettagli, quelle sfumature che io adesso te le racconto, come per esempio il Kit Kat, una stupidaggine, una merenda che io ho comprato e gliel'ho regalato, capito? Oppure una volta in cui lei si presentò con una specie di lettera, tutta fatta a mano, con i disegnini, con i nostri soprannomi, perché noi avevamo anche dei soprannomi stupidissimi, Tizio e Tizia, questo era il nostro soprannome. E perciò siamo arrivati a questo punto in cui iniziamo anche a parlarci bene. E qui avevate ancora? Quindi... E qui eravamo, io ero appena diventato quindicenne, lei faceva la seconda media, quindi ancora era piccolino. Perché tra voi quanto? 2 anni di distanza? Sì, lei è 2002, io sono 2000. Ok. E quindi niente, noi iniziamo a stare bene, iniziamo a frequentarci solo in quel periodo, perché purtroppo lei, essendo comunque di un altro paese, appena usciva c'era la madre che l'aspettava, perciò era proprio, ci salutavamo quei 5 minuti. E le cose vanno avanti, si avvicina di nuovo l'estate, quindi sto andando veramente veloce, e arriva l'estate e c'è un problema, c'è un intoppo, perché inizio a conoscere una bestia che non avevo mai incontrato, ovvero la gelosia. Brutta bestia. Gelosia. Che cosa succede? Io in me, cioè nella mia mente, avevo radicato quest'idea che io di lei non potevo essere geloso, perché essere gelosi per me è una cosa ossessiva, una cosa che... Ti assorbe. Esatto, capito? In cui tu veramente imposti una mentalità e stai puntato, cioè sei veramente aggressivo in quella maniera. E io non mi ci ritrovavo in questa cosa. Però ogni volta che lei usciva nel mio paese, la incontravo e la salutavo, ok, ero contento. Poi se 2 secondi dopo iniziavo a parlare con un mio amico o con comunque un conoscente, in me partiva un meccanismo in cui cercavo tutte le spiegazioni possibili per giustificare. È diventata una sorta di ossessione. Esatto, e perché nella mia testa noi eravamo diventati una cosa sola, capito? Mentre nella realtà ancora non eravamo, o comunque non c'era ancora quella possibilità. Perciò ho iniziato a essere un po' strano, lei mi ha visto un po' strano e le cose hanno iniziato a peggiorare, perché io cercavo sempre di nasconderlo, me lo portavo proprio dentro, era un fardello. E le cose iniziano a peggiorare, a peggiorare, a peggiorare, e finché io a un certo punto dico basta, non può andare avanti così. Perché che cosa avevo fatto? Avevo dato la colpa a lei di tutto questo. Cioè tu sei la causa del mio dolore, tu sei la causa della mia gelosia. Però tu ancora non le avevi detto... No, solo quando quella volta ci siamo confessati che comunque ci piacevamo prima. Ok. Però... in me quel processo continuava a svilupparsi, ecco, evolveva. E quindi che succede? Davo la colpa a lei, scaricavo la colpa a lei di tutto il male, che in realtà partiva tutto dalla mia testa, quindi era un problema mio che dovevo affrontare da solo e che ai tempi, essendo giovane, insomma 15 anni, non capivo. Smettiamo di parlare, io mi allontano, lei a quanto pare, da quanto mi disse, ci soffrì abbastanza, insomma... È brutto quando una persona sparisce così all'improvviso, no? Sì, beh, certo. E tu magari cerchi di capire nel perché non ci arrivi, perché io non ti ho mai mostrato, diciamo, le mie preoccupazioni e tutte queste cose. Perciò passa veramente un lungo tempo senza che noi ci parlassimo. Cioè, lei mi guardava, cercava comunque di salutarmi, ma io passivo proprio, andavo dritto, non rispondevo. E mi sono comportato veramente male. Perché cioè tu non riuscivi a capire, cioè la gelosia ormai aveva preso proprio il sopravvento su di te, giusto? Esatto, io non riuscivo più a vedere le cose belle con lei, vedevo solo le cose brutte, le cose che io valutavo come pericolose per noi, cioè nel senso che avrebbero rovinato il nostro rapporto, perciò ho detto no, basta, facciamola finita, non posso farlo. E... sorpresa delle sorprese, passano mesi, cioè io sto andando abbastanza velocemente, passano mesi, arriviamo all'estate del 2016, quindi io ero diventato sedicenne, ormai lei me l'aveva proprio dimenticata, non,
avevo cancellato le nel foto. Senso, voi nel frattempo, cioè, non vi eravate più sentiti? No, ci incontravamo a nuoto, ma lei aveva iniziato a smettere di allenarsi, insomma, okay. Si stava allontanando, quindi abbiamo di nuovo perso i contatti. E quindi alla fine ho cancellato tutto, perché io ogni tanto ci ricascavo, andavo a leggere i messaggi, mi facevo quei soliti pensieri, chissà se avessi fatto così, chissà se insomma, fantasticavo. Estate 2016, durante una festa locale, lei dal nulla, vedi, è come in un film, le cose che meno ti aspetti. Sì, è che è sempre così, perché io, tu magari ti fai pippe mentali, pronostici, esatto. E non succede niente. Esatto. Poi accade qualcosa di inaspettato e ti colpisce, ti pervade, ma è fisiologico, esatto, no? Esatto, succede una cosa inaspettata. Durante una festa locale io ero accompagnato da mia madre, stavamo andando a cena da amici, e proprio con la sorpresa, non so come ha fatto, entrando in casa di questa persona, che abita tra l'altro vicino alla piazza, quindi diciamo stava proprio davanti alla folla, mi sento preso per la mano, io mi giro e mi trovo lei davanti, e io, porca miseria, ho detto, ma lei adesso da dove viene fuori? Lei neanche mi saluta, neanche mi guarda, fa solo una cosa, mi prende la mano, ci mette sopra un quadernino e se ne va, scappa via. E io sono rimasto immobile con il quadernino in mano. Questa è la scena di un film. Sì, 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 scena veramente di un film. E il bello è che mamma mi fa, ma chi è quella ragazza? E io ho detto, boh, non è nessuno, non lo so. E lei mi fa, ma quel quadernino? Non lo so, non lo apro. L'ho messo in tasca e l'ho messo da una parte dopo e non l'ho più guardato. Questo fino a circa 4 ore ho resistito, proprio prima che... Ah, nel senso, perché anche della situazione, no? Cioè, sì, tu non volevi aprirlo. Non sapevo che pensare, cercavo comunque di spiegarmi le cose prima di vedere. Finita la cena, mi metto da una parte e leggo. Praticamente lei mi stava dicendo che le mancavo. Ha scritto un sacco di pagine con tutti i nostri migliori momenti. E io ero rimasto un po' così, un po' non sapevo cosa fare, perché è come quando, come faccio a dirtelo, me l'aveva scritto in un modo talmente bello, personale, esatto, no? Personale, che mi aveva fatto voglia di ricominciare, capito? Lascia stare tutto quello che è successo, ricominciamo da questo punto, è una fase nuova, ok? Quindi ci sono rimasto un po' su. Ho preso il telefono, le ho scritto un messaggio, ho detto incontriamoci, facciamolo. Ci siamo incontrati, c'è stato un silenzio imbarazzante, perché era la prima volta che uscivamo insieme da soli. Siamo andati al parco, era tutto buio, quindi non si vedeva niente, c'eravamo solo io e lei seduti a parlare, a spiegarci, a comprenderci, e io ho fatto la cosa più sbagliata del mondo, non le ho detto il perché. Non le ho detto la verità, le ho detto che non la vedevo più come un'amica, quando in realtà le dovevo dire che semplicemente soffrivo troppo per il fatto che mi piaceva troppo. Cioè, quindi tu che cosa le hai detto fondamentalmente? Io le dissi che per me praticamente quell'amicizia che noi stavamo costruendo, non mi sentivo me stesso, le ho detto praticamente, nel senso non mi sentivo bene con lei. In realtà non era vero. E le dissi che però se vogliamo ricominciare ci potremmo provare, non c'è problema. Quindi io l'ho buttata sempre sul discorso dell'amicizia, ok? Non le ho detto niente di quello che provavo. Io il mio errore è sempre stato questo. Per troppo tempo l'ho tenuto nascosto. E non so se lei l'abbia già capito prima o... Ma tu l'hai fatto per paura o per insicurezza? Per paura e insicurezza, entrambe, perché io... Ho sempre avuto questo terrore di innamorarti. Sì, ma non solo, proprio di uscire allo scoperto. Perché è sempre per lo stesso motivo. Non volevo deluderla. Cioè, se io mi mostravo in quel modo e poi magari a lei non piacevo, io che facevo? Come rimanevo? Ma diciamo che qui ti interrompo un attimo, perché secondo me ti sei un po' fasciato la testa. Cioè, nel senso ti sei scapicollato prima di scapicollarti poi effettivamente, no? Ma ci può stare, perché a 16 anni sì. Uno è pervaso da paure, insicure, cioè il periodo dell'adolescenza secondo me è uno dei più difficili e complessi, esatto. Quindi anche prendere decisioni è complicato, esatto. Però già emergono particolari importanti, cioè tu dici io ho paura di innamorarmi, di uscire esatto. Scoperto, ma tu eri innamorato fondamentalmente, capito, io ancora dovevo realizzarlo, esatto. Quando è che l'ho realizzato? Pochi giorni dopo, insomma, questo incontro,
Io dovevo andare a fare la mia prima esperienza di lavoro. Io avevo 16 anni e mi ero messo d'accordo con mamma, avevo preso il brevetto per fare il bagnino e sono andato qui vicino a Rieti, Leonessa. Certo. Ho lavorato per un hotel dentro una piscina, un posto molto tranquillo, quindi nessun problema. E per puro caso c'era diciamo l'istruttrice che mi doveva aiutare, insomma, a capire come gestire la piscina, perché io alla fine ero un neofita, non sapevo come sì. svolgesse il lavoro. Per puro caso l'istruttrice si chiama esattamente come lei, Cecilia. Ok. Si chiama Cecilia e io, quando lei si presenta da me con il nome Cecilia, io rimango a bocca aperta, ho detto: non può essere possibile, troppe coincidenze. E capita uno di quei giorni, perché lei mi disse: guarda, se hai problemi chiamami. Io, quando vado a chiamare, quello che faccio è sbaglio il numero, ovvero il contatto, chiamo la vera Cecilia, quindi quella di cui ero, diciamo, veramente innamorato, e per sbaglio. Quando lei mi risponde, io rimango impietrito proprio, non sapevo più cosa dire. E lei mi fa: oi, ci stai? Che stai a fa? E io le dissi: cavolo, guarda, mi sono sbagliato, devo chiamare una persona, sei capitato tu, non lo so perché. Lasciamo perdere, senza che le aggancio, continuiamo a parlare. Quindi mi fa: ah, quindi stai lavorando, un giorno vengo su, ti vengo a trovare. Improvvisato, no? Sì, però, improvvisato, però mi faceva piacere sta cosa. E niente, poi la saluto e va avanti. Praticamente io da bagnino venivo pagato per parlare con lei, perché tutti i giorni parlavo con lei. Quello che mi dava sempre fastidio è sempre la solita storia: mai un contatto reale, sempre lasciato così a rimandare. Guarda, un giorno vengo da te, un giorno faccio così, un giorno faccio quella. Che cosa risuccede? Instagram nel 2016 iniziava a nascere. Sì. Nascono pure Snapchat con le storie, spariscono queste cose così. Non essendo io presente quell'estate, insomma, tutti i miei amici, lei inclusa, iniziavano comunque a crescere, a scoppiavano, insomma, le solite coppiette d'estate, e vengo a sapere che in realtà lei si sta interessando a un ragazzo. E io là ci rimango veramente male, però cerco di sopportare il colpo. Vado avanti finché non mi arriva la notizia ufficiale da parte di un amico in cui loro sono stati proprio visti insieme e era diventata ufficiale. E io lì proprio smetto, lascio il telefono, mi metto sdraiato sulla sedia, veramente con un nodo alla gola che non te lo so spiegare. Ho lasciato perdere e ho lasciato che le cose andassero così, basta. Per la seconda volta io ho detto: no, basta. Quindi hai interrotto i rapporti. Esatto, dopo il fatto che lei comunque fosse ritornata da me con quel libretto magico, diciamo, io comunque poco tempo dopo ho ridetto basta, perché dovevo veramente ancora capire come gestire questa cosa mia, come proprio comunicarglielo e fargli capire: guarda, veramente io ci sto male per te. Però non avevo il coraggio di dirlo, mi nascondevo sempre. Finisce quest'estate, passano 10 mesi, quindi io mi ritrovo a Rieti perché avevo cambiato scuola. 10 mesi in cui veramente sono stato molto sereno, ho conosciuto nuove persone, nuovi amici, ho avuto anche, diciamo, nuove cotte, però proprio passeggere, e ho incontrato, insomma, i nuovi compagni di classe, e insomma ho cambiato vita praticamente. E praticamente il discorso lo chiudo qui, perché questa era la prima fase della mia storia. Ci vorrei fare una piccola riflessione. Quando sei piccolo, ok, e come me che stai alle prime esperienze, sei uno che ci mette veramente la poesia, capito? Perché ci crede in queste cose, che non vede magari, dopo di lei non vede più nessun altro. Quando sei piccolo e fai così, tu ci credi veramente a tutto. Cioè il minimo segnale, il minimo dettaglio, la minima sfumatura che ti viene in mente, che ne so, proprio magari anche lei, di quella volta in cui lei mi scrisse, diventa, cioè, c'ha un valore così importante nella tua testa che superisce tutte le altre cose che ci sono. Cioè, per me non esisteva più dormire, non esisteva più mangiare, non esisteva più se non ci fosse stata anche lei. Cioè, se non mi avesse fatto compagnia, io non potevo continuare. Fine. Questo era proprio l'effetto, proprio le prime volte in cui io ero veramente innamorato di lei e mi è piaciuto veramente tantissimo. Poi non so se hai qualche altra domanda da farmi. No, nel senso, cioè tu 10 mesi hai, cioè proprio l'hai sì. stand by oppure no, proprio... No, è proprio, sono sparito, cioè, ho proprio bloccato tutto,
proprio ho fatto il pezzo di merda, ecco, diciamo. Ho bloccato tutto, tutti i contatti. E lei non ti ha ricercato in 10 mesi? Non lo so, non te lo so dire, ma ti dico solo questo: ho fatto proprio in modo che non ci fosse mai più una seconda, una terza possibilità, ecco, perché la seconda alla fine ce l'ho già avuta. Però ho fatto proprio in modo di bloccare che questo avvenisse. Non volevo più farlo, doveva finire lì. Perciò io l'avevo bloccata e non poteva più andare avanti. Ah, quindi tu l'avevi bloccata su WhatsApp? Su WhatsApp, ah, su okay. Instagram, avevo cancellato le chat, avevo cancellato le foto, cercavo più di non pensarla, cercavo di rimuoverla da tutto quello che avevo. E ci sei riuscito, quindi, fondamentalmente? E ci ero riuscito, 10 mesi in cui io sono stato tranquillissimo, in cui io non ho avuto pensieri, ti ho detto, ho avuto anche nuove conoscenze. E nessuno, gli amici in comune, per esempio, ti hanno... Cioè, ecco, ti hanno potremmo parlare, per esempio, degli amici in comune. L'unica cosa che mi diede fastidio, ma alla fine fu una cosa proprio leggera, lei era una bella ragazza, ovviamente, come ti ho già detto, e quindi c'era sempre quel gruppetto di ragazzetti intorno che comunque stanno lì e ci provano, ma capito, non so quelli, non so come me che ci mettono, capito, i sentimenti veri. Insomma, si volevano comunque conoscere, si volevano divertire un attimo, e quindi a me dava fastidio magari quando vedevo amici miei che comunque erano stretti e vedevo che comunque ci provavano, facevano cose del genere, senza però che nessuno sapesse che io comunque ai tempi avevo quella cotta così fenomenale che veramente ero a un passo da essermi innamorato, no? E questa era veramente di quel periodo di 10 mesi l'unica cosa che mi ha fatto veramente stare un po' così, un po' col punto interrogativo, facevo meh, lasciamo perdere, e tutto qua. Poi non so se vuoi che parlo anche della seconda... No, nel senso... Sì, sì, non andiamo avanti perché cioè, okay. io sono incuriosito, okay. Penso anche gli altri. Allora, passano questi 10 mesi e che cosa succede? Tu, diciamo, l'hai dimenticata, scuola, nuove amicizie. Esatto. Che cosa succede? E andando veloci, ritorniamo sempre alla solita estate, perché alla fine i punti di svolta ce l'ho sempre... Sì, l'estate diciamo sempre che è molto rivelatrice. L'inverno è sempre statico, sì. Capito? È sempre la solita solfa. Vai a scuola, torni a casa, magari parli un po'... Sabato sera esci e basta, invece l'estate ti riposi, hai le vacanze e insomma cambia un po' tutto. Ritorniamo quindi di nuovo all'estate, questa volta estate 2017, io ho 17 anni, inizio a essere un po' più sveglio, un po' meno stupido, un po' meno infantile. Vado a lavorare per un'altra piscina, in cui veramente qui la noia era eccelsa, nel senso veramente non sapevo proprio che sempre, fare. Sempre, Questa volta era Austria Nuova, Austria. È una via di mezzo tra sì. Diciamo Rieti e Roma. Sì. E lavoravo lì in quella piscina e c'era una cosa particolare, proprio il dettaglio di quell'estate è un nome solo, Coez. Era l'estate in cui Coez andava super super di moda. Sì. Quindi Coez ha creato molte coppie e ne ha sfasciate sì, altre. Sì, sì, è bravo. C'erano le canzoni Le luci della città, Mamma faccio un casino, insomma tutto l'album che ha fatto la storia là. E tutti i giorni io subivo le sue canzoni perché c'era la radio della piscina sempre accesa e su 10 ore di ascolto 2 ore erano le sue. Perciò Amo e faccio un casino, Le luci della città, Forever Alone, tutte queste canzoni di Coez, tutte che ogni santo giorno mi rimbombavano in testa, che quindi alla fine ripeti, io inizio a cercare il significato della canzone, inizio a capire i testi, inizio a collegarle con lei, capito? Quindi in me si inizia a accendere quella voglia comunque di rivederla, perché sono passati 10 mesi, praticamente un anno, e io la voglio rivedere, veramente, ero convinto, cazzo, la voglio rivedere, voglio vedere com'è cambiata adesso, voglio vedere com'è adesso, anche se poi non succede più niente, non mi interessa, io voglio solamente rivederla adesso, qui e ora, non potendo farlo, dal nulla, proprio come un infame potrebbe fare, ritorno semplicemente, le dico, ehi, mi stai mancando troppo, proprio così, e lei mi risponde e mi dice, guarda, è passato tanto tempo, però anche tu mi manchi, no? Però un passo indietro, okay. Cioè quando lei comunque si è fidanzata, sì. tu non l'hai saputo direttamente da lei? No, me l'hanno detto amici miei, però ti dico una cosa, è durata una cosa come un mese, proprio la tipica coppia d'estate. Ok. È durata, per esempio, mi ricordo tipo da fine luglio a agosto, okay. Del 2016. Io stavo nel 2017 nel momento in cui sto raccontando. E quindi, ok. Non avevo più, sì, ero andato proprio avanti, sì. Non avevo più notizia di lei. Adesso tu gli riscrivi perché tu mi manchi. Esatto. È il terzo, quarto ritorno, neanche li sì. Stavo più a contare per quanti sono stati. E ci volevo riprovare praticamente.
Perciò ricomincia quel nostro feeling, sai, perché io con lei ci vado veramente d'accordo quando ci parlo così con calma, senza nessuna preoccupazione, e ci sto veramente bene. Al che quando arrivo a capire che io in realtà avevo finalmente capito di essere innamorato, faccio quello che mi ha segnato per i prossimi mesi, ovvero inizio a scrivere un libro. Aspetta, questa diciamola con calma. Cioè... Questa la diciamo con calma, allora, perché questo è il punto più cruciale della storia. Ok. Io, finito di lavorare come bagnino, non ho più niente da fare, ho solo lei che mi scrive e che la sento e che non la vedo, e per quanto mi manca, per quanto voglio dirglielo, glielo voglio spiattellare in faccia, voglio che lei veda quello che vedo io, voglio che lei sogni quello che sogno io, voglio che lei senta quello che dico io ho deciso in quel preciso istante, che mi ricordo era tra fine agosto e inizio settembre, io ho detto: tu devi sapere quello che io provo per te. Fine. Quindi e lì tu proprio cominci a scrivere un libro. Io lì mi sono puntato, mi sono messo seduto e ho iniziato a fare proprio un flusso di coscienza, tutte le cose che mi venivano in mente, via, stampate sullo schermo del PC, parola dopo parola, erano 1000, poi 10.000, 20.000, 30.000 parole, 70.000 parole, finché non sono arrivato a 150 pagine, ci ho messo 7 mesi per scrivere questo dannato libro, che è stato veramente bello, brutto, mi ha fatto soffrire, mi ha fatto star bene, mi ha fatto ricordare tante cose, mi ha fatto sperimentare tante nuove cose, cose che avevo dimenticato, cose che avevo messo proprio lì giorno per giorno, riflessioni della sera prima, qualsiasi cosa mi venisse da dire collegata a lei, io la dicevo. E quindi tu il libro lo scrivi e lo cominci a scrivere appena finita l'estate? Esatto. Quindi 7 mesi? Dura 7 mesi, però... Io ho volato, ovviamente, volevo solo dire che è stato comunque un progetto lungo, sì. Però mentre lo scrivo succedono tante cose. Sì. Le cose che succedono, ovviamente, è che quando tu una cosa la vuoi, e certo, la vuoi veramente, te la vai a prendere. Certo. 7 mesi per andarsi a prendere una cosa è troppo tempo. Sì. Quindi lei, da parte mia, quando ha visto che comunque io ero così impegnato, perché io a scuola non riuscivo a studiare per quanto stavo dietro a questo libro, facevo tipo le 3-4 di notte, la mattina quando mi svegliavo alle 8 spegnevo la sveglia e non ci andavo a scuola. Certo. Il che è sbagliato, non lo fate, sì, però. Sì, sì. Però capito, per quanto ero preso, io mettevo da parte qualsiasi cosa: il nuoto, gli amici, il dormire, il giocare alla PlayStation così proprio per svago, mi dimenticavo di tutto. Io quando stavo al PC io dovevo pensare solo a lei, fine, non c'erano altre storie, altri problemi, niente. Però come ti ho detto, lei mi ha iniziato a vedere un po' distante, ma io in realtà ero solamente stanco, perché veramente mi stava succhiando l'energia. Voi nel frattempo vi sentivate, no? Sì, però piano piano iniziava sempre a essere più rara la cosa, perché io ero stanco. Magari il fatto che comunque devo raccontare cose un po' pochino brutte. E lei ovviamente non lo sapeva. Lei ovviamente ancora non sapeva nulla. Cioè, io fremevo dalla voglia di sapere quel giorno in cui l'avrei dato che cosa sarebbe successo. Veramente, ce l'avevo sulla punta della lingua, cavolo, voglio vederlo. Però... quando capitavano quei giorni in cui dovevo scrivere gli episodi, per esempio quando ero diventato ossessivo, che iniziavo a starci veramente male, quei giorni, ecco, ero un po' strano. Perciò diciamo che ha influito sul nostro rapporto e lei piano piano si è allontanata, ma non solo. A me quando mi dice male, mi dice di male sempre, ovviamente. Sì. Succede questo. L'ultimo messaggio che le mando prima di scrivere una cosa veramente stupidina, sciocchina, lei lo lascia lì in disparte e non me lo legge per un mese. Io non mi faccio problemi, perché non sono puntiglioso su queste cose, ognuno fa quello che vuole alla fine, però ecco, mi ha demoralizzato tanto mentre scrivo il libro, che comunque continuavo a mantenere il mio umore cercando di metterci sempre quell'enfasi, capito? Quando scopro, inizio a vedere i tipici segnali, perché io ormai la conoscevo, io sapevo quando è che lei iniziava a comportarsi in un certo modo, quando lei iniziava a fare determinate cose per un determinato obiettivo, e quindi io già inizio a vedere in lei che lei magari si sta sentendo con qualcuno, sta facendo qualcosa che a me potrebbe dare veramente fastidio, ma a me perché sono io, non perché siamo noi. E alla fine sì, lei si fidanza, ufficialmente è il primo fidanzamento ufficiale suo della sua vita. È la sua prima volta, quindi proprio lei se la vive nella maniera più bella possibile. E io ci rimango veramente di stucco, non sapevo cosa dirle. Perciò lascio così, lascio perdere, faccio in modo che io rimanga dentro le quinte, mentre continuo a scrivere questa agonia di libro. E passano mesi, passano novembre,
dicembre, gennaio, quindi 3 mesi. E tu non la sentivi ovviamente? Non l'ho più sentita, mai. Sapevo solo che era fidanzata. Che era fidanzata, cercavo comunque di guardare le sue stories, insomma le sue foto di nascosto, però nel senso cercavo di non farmi notare. E mi faceva tanto male questa cosa, perché io volevo non farmi notare, ma mi dava fastidio non essere notato. Certo. Ok. Avrei voluto che magari lei mi dicesse: ehi, ci sei ancora? Però non è mai successo. E ci stavo veramente male, a tal punto che a gennaio ero arrivato a un punto in cui il libro lo odiavo, non riuscivo più a scriverlo. Cioè, per me era diventato veramente un peso, un macigno insopportabile. Perciò ho smesso. Non lo stavo più scrivendo e avevo perso speranza. Avevo visto cose assurde, per esempio quando si è avvicinato San Valentino ho visto lei che aveva messo la foto della rosa e ho detto porca miseria, gliela volevo regalare io. E c'era... però sempre da anonimo, no? Sì, sempre da anonimo, però io sapevo che era il ragazzo. Certo. Ormai e quindi c'ero rimasto, anche perché dopo San Valentino, 4 giorni dopo, cioè, sarebbe stato il mio compleanno. Ah, okay. E stavo facendo 18 anni, quindi c'era in programma una festa enorme. Dovevo fare 18 anni e stavo a pensare più a lei che alla festa, perché ovviamente era diventato il pensiero fisso. Mo faccio una cosa poi fuori tema. Quando stai veramente così in fissa con una persona, capita a volte che tu hai tipo di presentimenti. Il presentimento in cui magari tu giri l'angolo e te la ritrovi davanti. E tu non hai idea di quante volte, per esempio... penso su 10 volte di questi presentimenti, 7 sono stati veri. Io non so come spiegartela sta cosa, ma tu te lo aspetti proprio in quel momento, in quel preciso istante, eccola, ce l'hai davanti. Non so se ti è mai successo, ma ti giuro... Sì, sì, succede. A me mi metteva una tale ansia questa cosa, perché sapevo che mi dovevo preparare, stava per succedere. Certo. Cioè, dici, se la incontro, che cosa può succedere, che cosa le posso esatto, dire. Esatto, bravo. Quindi arriviamo al mio 18esimo, invito tutti tranne che lei, perché io non so che faccio, la invito, non la invito, se la invito che succede, che cosa le dico, se non la invito che succede, che cosa le dico, alla fine chiudo gli occhi, a barbacci ciccocò, quello che capita, capita, e alla fine l'ho invitata. E quindi la sera del mio compleanno, alla fine il mio 18esimo, a me non me ne importava nulla di essere maggiorenne, non mi importava nulla se... le persone si ubriacavano, se mi portavano fuori, se mi facevano complimenti, lo stavo facendo praticamente la cortesia, perché a me quello che mi importava è che lei ci fosse. Lei c'era venuta, me lo ricordo, era, ma ragazzi, io non so come... Lei nel frattempo era ancora con il ragazzo? Sì, oppure... sì. Quindi è venuto anche lui? No. Assolutamente, no, se veniva la storia non la raccontavo proprio. non è venuta, è venuta da sola. Ok. E mi ricordo che io stavo... È un gesto forte, comunque. Sì, ma poi ascoltami. È venuta da sola dopo, hai visto quanto sarà stato? Un anno che non ci vedevamo, quindi è una cosa veramente forte. È venuta da sola con il vestito rosso, tutto aderente, bellissima. Ma ragazzi, io ve lo dico, è bella. Non posso farvi vedere chi è, ma è bella, fidatevi. Però si era nascosta in un angolino, perché se stava vergognando di me, lei di me si stava vergognando. Ok, ti fermo un attimo. Quando tu l'hai invitata, prendi questa decisione, lei gli ha risposto? Ha detto vengo? In realtà no, lo sai, mi ha detto... Cioè ti ha tenuto in... Mi ha tenuto un po'... Sulle spine. Sulle spine, mi ha detto guarda, ci penso. E... Quando l'è venuta tu la prima reazione che hai avuto? Allora, quando si è presentata... Allora, ti dico... Io la stavo cercata tutta la sera, io stavo lì a fare il portinaio praticamente, facevo entrare la gente, io aspettavo solo che arrivasse lei. Quando la vedo, quando inizio a capire, cavolo, ma quella è lei? Guardo un po' meglio, ho detto, cazzo, è lei, è vero, è lei. Lei che fa? Lei si accorge che io stavo per guardare in giro, però non sa... Aspetta che qui ci dicono un messaggio, la storia del filo rosso che ci frega a tutti, la voglia di... È vero. Sì, ma questo è un filo rosso, ragazzi, che... È veramente un gomitolo di Arianna. Mamma mia. Quindi? E quindi, quando lei capisce che comunque forse l'ho adocchiata, si mette un po' tipo vicino al muretto. In disparte, per non farsi vedere, si fa mettere dietro le persone. E io ho detto, ma perché si sta a nascondere? Quindi io proprio dall'ansia che c'avevo, mi è uscito un attimo un sorriso, e la prima cosa che ho fatto gli sono andato proprio incontro apposta, gli ho detto, oi, che stai a fare? E lei è tutta imbarazzata, perché dopo tutto quel tempo che non ci vedevamo, che non ci siamo parlati, e lei mi fa,
In realtà mi stavo a vergognare un po'. Perché lei non conosceva nessuno fondamentalmente? Sì, ma non, no, in realtà qualcuno conosceva, però non è che c'era tutto sto... confidenza. Sì, non era molto affine con i miei compari, tra sì, virgolette. C'erano anche sue amiche, ma tralasciamo, dai. E perciò io la prendo per la mano e ho detto non te preoccupare, entra dentro. Entriamo dentro, stiamo insieme, ci prendiamo un cocktail, parliamo. E non, cioè, non so come dirlo, però lo ripeto, era fighissima. Sì, sì, vabbè, ci sta. Poi tu comunque hai ripreso, prima sì, sì, da un anno. Sempre la solita storia, sì. Io il resto non lo tenevo in considerazione. Sì. E perciò parlo, sto veramente a 2000. E arriva la mezzanotte, io faccio scoppiare un macello, faccio la letterina, quindi il mio discorso in cui ringrazio mia madre, mi metto a piangere perché comunque ci stanno 100 persone davanti, certo, a me che stanno lì per me, capito? Quindi certo, ti senti un po' importante. E arriva il momento di farsi le foto, questo pure mi ha stannato, ok? In inglese stannato, mi ha messo a terra quando stavo in posa aspettando che qualcuno si facesse avanti, nessuno si faceva avanti. Lei si mette a correre, mi salta addosso, Madonna. Mi salta addosso, capisci? La prima volta che mi salta addosso, io me la guardo tipo, wow, ma che stai a fare, Cecilia, ma che stai a fare, no? E fa, zitto, oh, ma abbraccia sotto, cioè mi prende tutto il petto, si attacca a me e mi fa, cheese. E io là, ragazzi, abbiamo fatto quella foto se l'hai messa come immagine di WhatsApp, l'ha pubblicata, e io stavo... Cioè tu stavi proprio in paradiso. Io stavo in paradiso ormai, e io ero partito con la navicella spaziale proprio. E finita la serata, la saluto, e lei mi fa, guarda, la prossima settimana c'era un altro 18esimo di un mio amico in comune, e mi fa, guarda, facciamo una cosa, sabato prossimo balliamo anche, perché c'è la pista da ballo, ci facciamo una bella baciata. Io la baciata non la so ballare, lei sì, perché è bravissima, gli piace proprio la roba latina. E tu questa settimana come te la sei vissuta? Io questa settimana... Quella settimana lì. Quella settimana la prima cosa che ho fatto è ho chiamato un mio amico e gli ho detto, frate, non ci puoi credere quello che sta succedendo il panico. E lì ho ricominciato a scrivere di fretta, ma proprio di fretta. Hai ricominciato a prendere il libro? Ho ricominciato il libro, ho cercato di scriverlo in più fretta possibile, ho iniziato proprio a immaginarmi quella serata, ho iniziato a fare balli con mia sorella, con mia madre, con i miei amici. Io ero euforico, ma proprio ero partito, stavo sulle mie. Però, capito, sì, a una cosa non stavo pensando. È un dettaglio che stiamo trascurando. Lei era ancora fidanzata. Okay. Dettaglio, diciamo, non di poco conto. Esatto. Perciò, il sabato prossimo, quando arriva il fatidico momento di uscire... Tu la notte hai dormito? Che di solito quando arriva la quella vigilia... Quella notte sì, ma quelle successive ti racconterò dopo. Succede una cosa sola. Io non volevo più uscire di casa. Ero andato a casa del mio amico perché mi doveva ospitare. Ci siamo preparati insieme. Alle 10 c'era la festa praticamente. Lui se ne va. Io alle 10 e mezza ancora stavo a casa. Stavo davanti allo specchio del bagno. E io mi dicevo, no, non ci posso andare, non ce la posso fare. Mi arriva una chiamata dal mio amico e fa, oh, dove sei? Questa sta qui e sta aspettando. E io stavo allo specchio imbarazzato e sono non ci credo, non può essere vero, sta succedendo veramente. Allora, mi faccio un sospiro, come si dice? Un respiro? Un respirone. Sì, esatto. Prendi ossigeno. Prendo ossigeno e faccio... Vado, mi sono caricato, sono andato lì, e ho salutato tutti. Appena entro, la prima cosa che mi trovo è proprio lei, capito? Quindi così, diretto. Mi si avvicina e fa, ehi, ciao, no, così. Secondo infarto. Sì, secondo infarto, assolutamente, non te lo dico. Secondo infarto, mi saluta, mi presenta anche una sua amica e stiamo lì e chiacchieriamo, insomma, le solite stronzate, ciao, come stai? Frasi di cortesia, di circostanza. Sì, esatto. E poi a un momento dico, vabbè, mi allontano un attimo, vado a prendermi un cocktail, mi metto in coda e la coda era veramente lunga, quindi sono stato tipo mezz'ora in coda. E nella coda incontro un mio amico, quindi mi faccio trasportare e mi allontano un po', e perciò la perdo di vista. Succede che a un certo punto il DJ fa la mossa più azzeccata del mondo, inizia a mettere la canzone proprio propizia per fare la baciata, ok? Quindi io quando sento questa canzone che parte, scatta come, non lo so, una molla, una scintilla, scatta un meccanismo in cui il cuore mi ha iniziato a battere a 2000. Immagino. Ok? Io ho detto, è arrivato il momento, mo te tocca, mo devi fargli vedere quello che sai fare. Neanche il tempo di pensarci, Leonardo, sai che fa lei?
mi viene dietro a sorpresa, di soppiatto, mi prende per il braccio, mi gira, me la ritrovo davanti agli occhi, mi mette una mano sul fianco, una mano sulla spalla e inizia a ballare da sola. Io stavo fermo, impietrito, immobile, lei che mi stava ballando proprio a 2 centimetri per la prima volta, io stavo a 2000, ho fatto, dai, è arrivato il momento, ho messo le mani dove dovevo metterle, mi sono avvicinato, ho iniziato ad andare a destra, a sinistra, l'ho girata, l'ho rigirata, guarda, è stata la cosa più bella del mondo. E c'è sempre qualcuno che deve rovinare qualcosa, perché in quel momento, dopo tipo 2 minuti che stavamo a divertirci come matti, lei rideva, io ridevo. Hai il ragazzo? No, sì, ci mancherebbe. No. Succede che il festeggiato deve fare la torta, quindi interrompono la musica, tanti auguri, e io dico, porca miseria, dai, stavo a 2000, voi mi rompete le scatole così. Niente, vabbè, facciamo sta benedetta torta. Oh, non l'avessi mai detto e non l'avessi mai fatto. Prendo la torta, mi giro, succede una cosa tremenda, ma è proprio la cosa più tremenda del mondo. Ricorda questo dettaglio, lei è fidanzata, sta ballando con me in maniera abbastanza estrema, diciamo. Mi giro con la torta in bocca e c'è il ragazzo dell'estate, di 2 estati fa, quindi l'ex, proprio quello che ti parlai. Proprio... di... sì, esatto, venuto fuori dal nulla, con lei attaccata al muro e lui che la incastrava al muro. Sai che signori, c'aveva le sue mani sopra le sue spalle. Sì, ok. Quindi lei non poteva uscire. Si poteva muovere. E io rimango così a guardare sta scena e mi sento male. Però lei stava con altro. Esatto. Ah, ok, madonna. Praticamente che succede? Loro sicuramente stavano solo a parlare. Sì, ok. Però lui, hai capito, l'ha messa in quel modo. Sì. Io dico, porca miseria, questa non ci voleva proprio. E allora un po', non dico, era un po' così, un po' preso a male. Esco fuori, faceva abbastanza fresco perché era febbraio, e cerco di pensare a tutto tranne che a quello, perché sennò mi riscattava quella sì. paranoia mentale che mi faceva. Tu stavi a controllarla? Cioè in... No, io sono uscito fuori. Tu sei uscito fuori, però già sentivi che la gelosia stava tornando. Sì, e quindi ho detto no, te prego, non adesso, non è il momento giusto. Ok. Quindi sono uscito, ho preso un po' d'aria, sono rientrato. È proprio quando tu fai sti pensieri... Guarda, me ne sono andato via subito, perché lei mi ha ripreso per la mano, abbiamo ballato tranquillamente. Poi le ho chiesto, ma perché stai a parlare con lui? Ha detto, no, lascialo stare, un coglione. E quindi alla fine mi sono tranquillizzato, capito? Ok. Però se non gliel'avessi chiesto, ecco, forse me ne sarebbe rimasto il pallino. Certo. Passiamo la serata a ballare, quindi siamo stati insieme benissimo, è stato bellissimo. Arriva un momento in cui, diciamo, ci stacchiamo. C'era un angolo della stanza in cui era abbastanza buio, io mi ci ritiro e faccio finta di stare al telefono, perché non sapevo più che fare con lei, ok? Quindi mi sono messo in angolino e stavo aspettando, magari... Cioè, sì, ho capito. Magari che lei venisse da me, ok? Perché così tu non hai mai pensato ad andare tu da lei? No, perché io ero... Guarda, c'era una fifa addosso, cioè... Il fatto che poi pure lei fosse fidanzata, non volevo far bastardo, sì, per effetti, Però comunque, essendo una situazione complicata, ho detto, vabbè, sto lì. Poi se lei viene, tanto di cappello. Sto lì tipo 2 minuti... Lei viene veramente, io che guardo il telefono appoggiato a quella colonna, con tipo la gamba appoggiata pure, sì, quindi sì. Stavo a far il fighetto, stavo a cercare di impressionarla, e mi si piazza davanti, stavamo a 10 centimetri, lei mi guarda negli occhi, 5 secondi di silenzio, in cui io sentivo solo cazzo, 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 cazzo. Avevo, ti giuro, l'adrenalina dentro, pure adesso, cioè, mi sta a battere il cuore. Io là la dovevo baciare, potevo fare solo quello, altro non c'è stato da fare. Io quello che sono riuscito a fare è dire, che cosa vuoi? Oddio. Io sono riuscito a rovinare il momento dicendole, che cosa c'è? Che cosa vuoi? Sì. Lei mi guarda, sorride, ovviamente educatamente, mi fa, guarda, io devo andare a casa. E io la guardo, altri 5 secondi di silenzio, non sapevo cosa cazzo dire. Ho detto, ah, va bene, allora ciao. Io do un bacio sulla guancia, un bacio sull'altra guancia e se ne va. E quello, ti giuro, appena si è girata e mi ha dato la schiena, ho iniziato proprio a tirarmi i capelli e ho detto, che cosa cazzo ho fatto? Che cosa cazzo ho fatto? Però tu, diciamo che là non te la sei sentita, perché? Perché sì, è un po' la FIFA, però anche la situazione, no? Sì, esatto, anche il fatto che comunque, ripeto, l'ho detto forse 4 volte, ma è proprio per enfatizzare la cosa, era fidanzata. Però, e più, diciamo, però ti dico una cosa, ma carpe diem, ma carpe diem.
cioè quel momento non recapita più. Sì. Lo dicono spesso anche a me, dovresti essere più epicureo e meno pragmatico. Ma sì, perché pensi troppo al dopo, capito? Mm. E quasi potrebbe aprire un dibattito nel dibattito, nel senso che non è facile. Esatto. Cioè, quando stai lì non è facile. E poi, è troppo impulsivo, potresti essere, non potresti essere premiato. Sì, ma quindi poi, non è facile. Ma cioè, poi cerchi anche di metterti al suo posto, capito? La metti in una situazione un po' complicata. Quindi vabbè, però. Diciamo che io adesso col senno di poi ti direi carpe diem, lascia sta, fallo. Ma è normale. Quello che succede, succede. Il senno del poi è normale, sì, capito? Sì, sì. E quindi rovino quella serata, guarda, mi è rimasto, come si dice, il mugogno, sì. Esatto. Mm. E lei se ne va così, mi lascia in quel modo. Il giorno dopo mi chiama e mi fa, guarda che ieri, cioè l'amica che ti ho presentato ieri sera, ha detto che quando ci hai visto ballare ha detto che eravamo bellissimi insieme. E là io mi sono sentito veramente a 2000 un'altra volta. E però iniziavo a pensare solo a una cosa: dovevo tornare al mio progetto, dovevo continuare a scrivere quel libro. Lei ti aveva ridato l'infa vitale per poter, come ti avevo detto prima, per me era diventato odioso scrivere un libro, ok? Mi faceva malissimo, considera per quanto mi dava fastidio proprio scriverlo. Quando finivo di scrivere un capitolo che era veramente sofferente, in cui io dovevo raccontare questa maledetta gelosia che volevo farla particolareggiata, no? Quindi doveva esserci tutto, il motivo, il quando, il come, il perché. Quando finivo mi mettevo le cuffiette e sentivo quelle canzoni proprio metal, capito? Proprio ti devastano le orecchie e mi sentivo male, non dormivo quelle notti. Non dormivo, avevo i crampi allo stomaco, ogni tanto mi sentivo dei dolori sulla pancia e quella era la prima volta in cui ho capito che quando tu stai male, veramente male, psicologicamente, è proprio vero che dopo ti si ripercuote pure fisicamente. Certo. Io per esempio quando sento delle persone che hanno problemi psicofisici, un po' mi fanno pena perché veramente io ci sono passato leggermente, proprio è stato un periodo piccolo, però so che significa e ci stanno persone che ne soffrono ancora peggio. Certo. E insomma, lei mi aveva ridato la linfa, quindi ero ripartito in quinta proprio. Avevo scritto tutte le ultime pagine del libro e tutto qua. Arriviamo a un giorno in cui però, uscendo e andando a fare i soliti allenamenti, a me piaceva andare in bicicletta, quindi era qualcosa di pazzesco, passando per la stazione di Rieti, mi capita di incontrare lei. Però con chi? Con il suo ragazzo. Certo. Era la prima volta che li vedevo insieme e io a un primo impatto, vabbè, non voglio fare giudizi su di lui, però comunque a me non mi sembrava un chissà quale gran, non dico fisicamente, ma diciamo che proprio l'impressione è il giudizio che diamo a tutti quando ci piace la ragazza dei nostri sogni, però credo. Proprio io cercavo quello che c'ha più di me, capito? Esatto. Però poi ho cercato di essere anche un po' più oggettivo, ho detto guarda, a me la prima impressione, te lo dico alla romana, era un truzzettino, capito? Un truzzetto. E perciò io ci sono rimasto un po' così e ho fatto un po' lo stizzito, l'ho guardata e lei purtroppo non poteva fare niente perché c'era il ragazzo vicino. Certo. Mica mi può di ciao, se no quello gli attacca e gli fa ehi, ma quello chi è? Certo. No? Perciò lasciamo stare. La sera stessa mi chiama. Quindi voi sentito? Sì, sì, sì. Io diciamo che non le ho detto che sapevo, perché lei, diciamo, te lo spiego in modo chiaro, lei anche ha lo stesso problema mio, però non vuole far sapere con chi si sente, ok? Okay. Ha un po' questa paura di uscire allo scoperto. Certo. Preferisce tenere le cose nascoste. Certo, riservata, insomma. È riservata, bravo, hai detto bene. Perciò io non volevo dire, guarda che lo so che sei fidanzata con questo che tizio qua, però chi so io per giudicarla, cioè alla fine lei mi trattava comunque come un amico con un po' più di riguardo, cioè di riguardo, ecco, mi coccolava, tra virgolette, e perciò non le dico niente. Capita però che un giorno, proprio l'incontro in un parchetto, poi solita coincidenza, cioè a me quando mi capitano le coincidenze, stavo lì con un amico, quindi passo lì davanti, li vedo, faccio finta di niente e mi sono sentito veramente accoltellato perché si sono baciati davanti ai miei occhi e là mi sono sentito veramente malissimo e proprio appena hanno finito di baciarsi, proprio all'ultimo lei mi ha visto e là ha capito che c'era qualcosa che non andava e quindi mi chiama, io non rispondo alla prima, rispondo alla seconda chiamata e mi fa ehi. E io gli dico che cosa c'è e lei mi fa come stai, vieni da me, parliamo un attimo.
E lei mi fa, cioè io le rispondo, no guarda sinceramente non vedo di cosa dovremmo parlare, e le attacco. Fine. Ci fermiamo qua per oggi. Ci fermiamo qua per ci oggi. Ci fermiamo qua, un'ora intensa, sono veramente preso, perché questa è una storia che va approfondita e oggi un'ora penso che possa bastare. Grandi ragazzi. E quindi noi ci vediamo la settimana prossima, sempre di martedì alle 21.05. Dennis sarà ancora presente e continueremo questa storia fino alla fine. Ciao ragazzi, vi ringrazio e buonanotte, dai. Buonanotte, torniamo la settimana prossima.